Scusate, allora il nastro. Sì, dobbiamo far cambiare sì, la ripresa la fa di fronte, si gira adesso. Scusate, facciamo un passo. Scusate, così non si vede niente, se state attaccati a passo. Ma che prendete? Per favore. Le quarte ce le teniamo. Aspettate un attimo, un secondo. Sono lontanissime dalla mia assistenza italiana per la prossima mezz'ora. Grazie il nastro. Allora, ci siamo, eh? Iniziamo a fare un po' di taglio. Siete? Bambale. Grazie. Non in maniera. A chi lo dice? Non in maniera, per favore. Non lavoriamo più bene. Siamo stati molto per ottenerlo più velocemente possibile. Quanto tempo ce l'avete messo? Sì, assolutamente tutto gratis. Anzi, con volontà che ora poi diciamo. No, sono una roba facile, c'è il cappello. Piano, mettili qua. Mi tolgo. Intanto io faccio solo Sindaca, si gira verso il dolore, grazie. Ok, per me è a posto. Posso? Dobbiamo andare in ci qua. Sono i ragazzi in servizio. Servizio civile. Ciao. Bene. Come ti chiede? Io sono la responsabile della reazione. Bene. Ci vediamo dopo allora. Sì. Siete pronti? Sono bravissimi, sono una grande.
Marzano sta lavorando tantissimo, quindi l'apertura già di questi punti Roma Facile aiuta, vi aiuterà tutti ad avere maggiore confidenza con le nuove tecnologie, vogliamo che chiaramente diventino sempre più di uso comune, quindi anche la vostra presenza, la generazione giovane che insomma può far da ponte è fondamentale. Grazie. Grazie a lei. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui oggi con noi. È un giorno importante perché inauguriamo questo punto Roma Facile. È un qualcosa importante per il nostro territorio. Abbiamo una popolazione di persone anziane, per cui pensiamo che questo possa essere veramente un punto di riferimento per loro, per aiutarli ad entrare veramente nel terzo millennio e anche per farli entrare in contatto con le generazioni più giovani, perché abbiamo la fortuna di avere insieme a noi i giovani volontari che presteranno insieme ai dipendenti dell'URB questo servizio. Ringraziamo tanto l'assessore che ha lavorato a questo progetto, Regina Raggi, che ci ha dato la possibilità di aprire questo punto a costo zero, che è fondamentale insomma per la nostra amministrazione. Grazie. Allora, io ringrazio la Presidente, ringrazio il Municipio, ringrazio l'Assessora. Devo dire che questa amministrazione sta puntando molto sulla digitalizzazione, sulle nuove tecnologie. Vogliamo che questa amministrazione entri a pieno titolo nel terzo millennio. Vogliamo che la comunicazione anche via web sia un ulteriore canale
che consente ai cittadini di comunicare con gli uffici. Come sapete, abbiamo da poco lanciato e già chiuso una votazione online per la partecipazione a un bando europeo e abbiamo dato modo ai cittadini di scegliere in quale delle aree consentite volevano che l'amministrazione sviluppasse il progetto. Hanno partecipato a questa prima votazione online oltre 8.000 cittadini e 5.000 voti sono andati alla mobilità sostenibile. È evidente che è un primo passo che questa amministrazione fa per consentire questa nuova tipologia di comunicazione tra cittadini e uffici, e non ci basta, vogliamo fare di più. E per questo l'apertura di questi punti Roma Facile, quindi di questi punti attraverso i quali i cittadini possono imparare a quella che viene definita l'alfabetizzazione informatica, quindi proprio i rudimenti di come si va su internet, come si naviga, tutto questo è fondamentale per riuscire ad aprire anche altri canali di comunicazione. Del resto l'amministrazione è quella cosa che serve ai cittadini e quindi noi dobbiamo capire dai cittadini di cosa hanno bisogno e per farlo qualunque tipo di comunicazione è ben accetta. Questa rende ulteriormente facili i rapporti, quindi avere la possibilità di aprire questi punti piano piano in tutta Roma, ne abbiamo già aperti due, oggi ne inauguriamo altri due qui in questo municipio, tutto questo serve per diminuire le distanze, per ritornare ad avere un'amministrazione che dialoga, che ascolta. E quindi io ringrazio ancora la Presidente peraltro per essersi spesa e prestata in maniera anche così, insomma, così presente per avere questo punto aperto in così poco tempo. Ringrazio l'assessora per non mollare mai. Grazie. Non mollare, abbiamo qualcuno che è più bravo. Devo dire che giornate come queste ripagano veramente di tutti gli sforzi, la fatica, le nottate, ripagano perché si vede come non soltanto la nostra volontà di fare le cose, ma la volontà poi delle persone che hanno collaborato con noi, ma adesso le andiamo a raccontare. La delibera sui punti Roma Facile è stata la mia prima delibera. È stata la prima in termini temporali, ma è stata la prima anche in termini di strategie, proprio perché quello che diceva la sindaca è corretto, noi vogliamo che tutti i cittadini siano inclusi non soltanto nelle scelte, ma anche ovviamente utilizzando il digitale. Quindi questo è uno strumento, la tecnologia non sono altro che strumenti, però una frase che dice la sindaca è nessuno deve restare indietro, noi siamo fortemente convinti che davvero nessuno debba restare indietro. E i dati sono purtroppo non a nostro favore, nel senso che un italiano su quattro, e quindi anche un romano su quattro, non è mai andato in internet. Uno su quattro sono più di 700.000 persone in questa città, che è enorme, come sapete. Non vogliamo lasciare fuori 700.000 persone da quelli che, appunto, siamo nel 2000, non più nell'Ottocento. Ci sono i servizi online, li abbiamo adottati, siamo stati bravi anche nell'adozione di tecnologie, però dobbiamo essere anche bravi nel fornire a tutti gli strumenti per poterli utilizzare. E quindi quello che è il divario digitale, no? La scarsa competenza digitale dei cittadini, la possiamo coprire così. Ed è un bel modo, perché devo dire il bello di vedere l'insieme di l'amministrazione nostra, locale, e tutta la parte dei volontari che ci hanno lavorato. Appunto, diceva la sindaca, ne apriamo altri, nel giro del mese successivo apriremo al sesto, al settimo, all'ottavo, all'undicesimo, al tredicesimo, con coinvolgimento anche delle biblioteche. Però ecco, mi permettete di ringraziare la Presidente, grazie davvero, perché senza di lei che spingeva nella direzione giusta, con la collaborazione ovviamente di tutti, però non si sarebbe fatto. Il direttore del terzo municipio, Stefano Carlizza, l'URP, la responsabile Tiziana Piersimoni, senza di lei anche non avremmo potuto fare questo, perché in effetti è sensato che parta dall'ufficio relazione col pubblico, perché è relazione col pubblico quello che stiamo facendo. Il segretariato sociale, senza il quale anche questo non avremmo potuto fare, perché l'hanno accolto con entusiasmo l'idea di aprire questo centro. L'entusiasmo aiuta a lavorare meglio, in effetti, quindi quando troviamo entusiasmo siamo anche noi più spinti a lavorare meglio.
e in particolare ringrazio i giovani del Servizio Civile Nazionale, che anche loro spontaneamente, nata da loro, dal basso, l'idea di dire perché no, lavoriamo con voi, si sono offerti volontari, quindi è un'iniziativa fantastica, dando un contributo veramente prezioso a questo intervento. Claudia De Paolis, responsabile di Chiama Roma 060606, è un'altra delle facce, diciamo, no? Che offre la sua assistenza anche per formare i facilitatori. E permettetemi di ringraziare anche un mio collaboratore, che è Stefano Rollo. Poi li ringrazio tutti, ovviamente, perché tutti hanno lavorato veramente tantissimo. Ma Stefano ha preso in mano l'idea dei punti Roma Facili, li ha portati con forza e determinazione ad arrivare, ad andare avanti. Poi c'è il Dipartimento di Innovazione Tecnologica, tutti veramente sono stati veramente fantastici. Quindi possono diventare una realtà, finalmente, no? Perché il divario digitale non ci piace, c'è e ci dobbiamo fare i conti. Quindi credo che insieme, ringraziandovi davvero tutti di cuore, insieme possiamo fare ancora di più e arrivare a una Roma un po' più innovativa. Grazie, grazie davvero. In autonomia. No, vuol dire che siamo state chiare, esaustive. Bene. Bene, d'accordo, grazie allora. Adesso devo andare a prendere la mia borsa che ho terminato da qualche parte.